ad Arezzo al Centro Fiere. Tante proposte sul mercato del lavoro futuro durante Orientamente, da due giorni di confronto tra studenti, istituzioni scolastiche, famiglie, università e imprese, tra cui Estra. Prato è sempre più Smart City. Estra nella città tessile ha in corso due progetti pilota sulla videosorveglianza e su Internet delle cose nell'ambito della sperimentazione 5G. Lo store mobile di Estra in due comuni senesi. Il martedì mattina ore 9:13 è a Sinalunga in occasione del mercato, mentre l'ultimo sabato del mese dalle 9 alle 13 è a Bettolle in Piazza del Popolo. Matteo Betti del CUS Scherma Siena Estra ha vinto la medaglia di bronzo nella prova a squadre di fioretto maschile della Coppa del Mondo Paralimpica che si è svolta di recente ad Amsterdam.